ecco, il centrodestra ha anche esposto uno striscione in cui si dice la verità sugli ospedali. No, con anche i 5 Stelle. La critica è all'intervento della professoressa Paolucci, che secondo un'opposizione non sarebbe entrato nel dettaglio del piano sanitario regionale. Nel tempo stanno proseguendo i conteggi delle votazioni. Tra poco il presidente di Pangrazio comunicherà l'esito della votazione sul primo documento, quello presentato dalle opposizioni di controdestra. Ecco, il presidente sta comunicando le sue valutazioni. Ha respinto solo con 15 voti, ci sono stati solo 15 voti favorevoli. Adesso si passa alla votazione del secondo documento. Si sta votando il secondo documento senza appello nominale. Votando, votando, quindi, il numero di 15, e 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 il numero di 15,